l'appuntamento di oggi con CNA Storie che quest'oggi vuole riospitare intanto Marco Goretti, che adesso andiamo ad inquadrare, che sicuramente molti di voi ricorderanno, è stato l'ospite della settimana scorsa. Grazie. Marco, bentornato di CNA Empolese Valdese. Marco. Grazie. È il coordinatore, anche un po' diciamo il tuttofare, l'anima, no, della CNA. Il tuttofare mi piace. Ti piace, come abbiamo un pochino spiegato la volta scorsa, e abbiamo ampiamente preannunciato che oggi avremo ospitato una prima azienda, un'azienda del nostro territorio, un'azienda famosissima con una storia veramente particolare, ed è il bello di questa rubrica, è conoscere le storie delle aziende che hanno fatto anche grande l'Empolese Valdelsa, perché questa azienda nasce proprio a spicchio, sto parlando di IMPA, oggi IMPA SPA, da oltre 60 anni specializzata, insomma, nella produzione di eccellenze gastronomiche che adesso ci faremo raccontare. Sì. Intanto vi presento i miei ospiti. Prima di presenti posso dire una cosa, certo. Io sono contentissimo di poter accompagnare soprattutto la terza generazione di questa azienda, ormai ci accompagna in un percorso di crescita all'interno del territorio, per cui per noi è importantissimo il fatto è un vanto, di non avere solo i fondatori che sono qui con lo spirito, ma appunto la terza generazione di un'azienda così importante. E allora le andiamo subito a presentare, abbiamo Simone Persia. Buongiorno a tutti. Io scusate, di tanto vi confondo. E Massimo Innocenti, appunto amministratore di IMPA, terza generazione, perché questa è una storia che affonda la sua origine dal 1959, quando il vostro nonno Emilio Innocenti, insieme alla moglie Franca, decise praticamente così, una piccola frazione che poi per noi è spicchio, decise di cominciare a mettere le verdure sotto aceto. Ecco come vi è stata trasmessa a voi della terza generazione questa storia, che qui è raccontata nel vostro sito, che è impa.it, con tanto di foto dell'epoca molto, molto belle, molto particolari, con questi volti sorridenti che raccontano la storia di un riscatto, no? Siamo negli anni del dopoguerra, quindi del boom economico, quando ancora effettivamente da un'idea si poteva tirar su qualcosa di concreto, no? Oggi forse è un pochino più difficile, giusto? Sì, decisamente sì. Diciamo che i risultati di IMPA attuali sono il frutto di una collaborazione fra generazioni, mi verrebbe di dire, quindi chiaramente l'intuito è stato del nonno, che nel 59 insomma ha pensato di iniziare questa attività, e seguito poi anche successivamente dai figli, che giovanissimi poi sono entrati, nonno Emilio e la nonna Franca. Esatto, sì. E quindi, come dicevo, seguiti subito anche dai figli, che anche giovani hanno iniziato a portare avanti l'attività del nonno. E fondamentale poi è stato anche l'altra intuizione del nonno, è stata quella di legarsi alla grande distribuzione organizzata in un momento proprio nella fase iniziale. Questo ha permesso all'azienda, diciamo, di evolversi in maniera rapida, quindi soddisfare. Quindi nonno, possiamo dire che oltre ad essere stato un grande imprenditore ha avuto anche ha saputo vedere oltre, no? Ha saputo capire che legarsi alle grandi distribuzioni poteva essere la chiave per il successo. Sì, sicuramente sì, perché questo rapporto, appunto, la grande distribuzione organizzata ha fatto sì che l'azienda sia evoluta velocemente, quindi controlli di qualità, processi produttivi, standard elevati, che poi appunto l'hanno fatta crescere e gli hanno permesso anche di affacciarsi a altri mercati, non so, anche a quello internazionale, voglio pensare, negli anni. Questo, diciamo, è avvenuto in fase successiva. Questo grazie però anche a voi, ovviamente, della terza generazione, giustamente. Sì, no? Diciamo un po' la nostra finalità ultima è quella di far crescere l'azienda dal punto di vista anche dall'export, sì. Perché chiaramente ogni periodo storico ha le sue caratteristiche, ha i suoi quindi ogni generazione si pone delle finalità diverse, diciamo. Quindi un'azienda strutturata, solida, con esperienza, perché non affacciarsi a un mercato mondiale che è vastissimo e dà delle opportunità non indifferenti.
Massimo Innocenti, tutti conoscono INPA perché bene o male è leader nel settore dei sottaceti, ma di molto di più, di salse, condimenti. Ci sono tante linee che hanno fatto la fortuna di questa azienda, però la storia, la cosa che più mi incuriosisce è questa storia familiare, no? Quindi si parte con i nonni, poi ne arrivano i figli, ai figli si uniscono i partner, sì, esatto. E poi i figli dei figli, che poi insomma siete voi a rappresentarli. Che oggi noi rappresentiamo. Innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, in pratica è un po' questo è la storia che ci ha caratterizzato e credo probabilmente anche il successo di quello che è stata l'azienda. La famiglia, a partire da mio nonno e mia nonna che hanno fondato, per poi passare attraverso i nostri genitori e infine arrivare alla terza generazione, che è quella che oggi che guida l'azienda, perché insieme a me e a Simone ci sono mia sorella Daniela e Marco Landi, suo marito, che si occupano rispettivamente di amministrazione e di gestione dell'azienda, della produzione. E quindi tutti insieme ancora oggi, come faceva mio nonno e poi i nostri genitori, mandiamo avanti l'azienda. Di chi è il merito, secondo, visto che mi raccontavi anche prima che la nonna vi teneva anche tutti insieme, quindi c'era questo rituale del pranzo, della cena insieme. Sì, esatto. In cui si discuteva anche di lavoro, però. Sì, senza dubbio direi che il merito è dei nonni, perché sono quelli che comunque hanno dettato la strada che poi i nostri genitori e noi stiamo percorrendo, però è grazie a loro che come famiglia siamo sempre stati uniti, siamo sempre andati d'accordo e come dicevo anche prima, noi lavorando 24 ore al giorno, perché anche il pranzo e la cena erano sempre tutti insieme, volenti o nolenti, sì, si parlava di lavoro. Però era un momento molto piacevole e i nostri nonni ci tenevano ad averci sia a pranzo che a cena tutti insieme, nonostante le famiglie fossero diverse. E anche quello è stato il successo di alcune nostre conclusioni commerciali, perché ci tenevamo, e soprattutto mia nonna, a far venire a pranzo o a cena i nostri clienti, e quella era l'occasione per un bel pranzo di tradizione, ma nello stesso tempo poi per concludere alcuni affari. E quindi a tavola le cose vengono sempre bene. E ricordate, poi vi hanno raccontato poi come è avvenuta la filiazione poi con la CNA, perché praticamente io non c'ero, tu non c'eri piccolino, anzi non c'eri proprio, no, sì c'eri, no, eri piccolo, non lo dico quanti anni avevo, no, so. Dal 1973, quindi sì, sono c'ero. Più di 50 anni che vi siete affiliati appunto al CNA. Come ve l'hanno raccontata questa cosa? Cioè, che tipo di apporto, no? C'è stato un supporto, magari hanno creduto in voi o voi avete creduto in CNA? Ma devo dire che senza dubbio è stata una crescita che abbiamo fatto insieme a loro. Si parla del 73, quindi no, io ero piccolo, Simone ancora non c'era ancora, però abbiamo sempre sentito parlare e comunque abbiamo vissuto tanti anni di una stretta collaborazione, ottima collaborazione a 360 gradi, quindi disponibilità a far crescere la nostra azienda in tutti i settori per essere poi competitiva e avere successo. Probabilmente nello stesso tempo anche noi abbiamo dato un contributo a CNA, insomma. Ora, noi non vogliamo fregarci di essere il successo dell'IMPA, probabilmente se lo sono costruiti da soli, però fa piacere indubbiamente accompagnare le aziende in un percorso di questo tipo. Poi è chiaro che l'abilità sta agli imprenditori prima di tutto. L'associazione cerca di dare gli strumenti e i supporti che siamo in grado di dare, quindi questo e che sicuramente avete dato, no? Questo ci rende orgogliosi indubbiamente, quindi siamo contenti di... Tanto che l'azienda è cresciuta non solo logisticamente, perché da spicchio poi insomma è uno stabilimento bellissimo, grandissimo a Sant'Ansano, quindi sono sotto gli occhi di tutti, quindi c'è stata questa crescita direi esponenziale. È cambiata tanto dal 59
si è adeguata ai tempi, no? So che avete fatto dei passi importanti anche per l'ecosostenibilità, no? Che ha comportato sicuramente anche dei costi per l'azienda, ma che in cui avete creduto, giusto? Sì, sì, sicuramente. Diciamo che la sensibilità all'impatto ambientale dell'azienda è sempre stata forte, quindi tutti i passi, allora, diciamo, dal lato stabilimenti di produzione, passaggio dallo stabilimento di Petroio a quello di Sant'Anzano è avvenuto nel 94 e lì è stato un momento importante di crescita per l'azienda, perché si è proprio rinnovato tutte le linee di produzione, macchinari moderni. Allora erano moderni, perché adesso siamo ulteriormente in una fase di upgrade tecnologico, perché un'azienda come Impa deve far fronte a digitalizzazione, sostenibilità, che sono gli obiettivi primari, eccetera. Tant'è che per quanto riguarda appunto la sostenibilità, già dal 2021 sono stati fatti investimenti importanti e il 50% di energia elettrica ce l'autoproduciamo con un sistema di fotovoltaico importante. Quindi altri pannelli verranno installati la prossima estate. Quindi ripeto, una molta attenzione a questo aspetto, perché è fondamentale per poi continuare a crescere. Assolutamente, anche un bel impegno, no? Economico, però insomma giusto, doveroso farlo. Per quanto riguarda i prodotti, se sono sempre più specializzati, c'è qualche fiore all'occhiello della vostra produzione? Allora, diciamo che è il compito di Impa evolversi con i gusti dei consumatori. Banalmente il gusto del sottaceto di 20 anni fa è totalmente diverso rispetto a quello attuale, quindi non so, il livello di sale, l'acidità, insomma, è adeguata al gusto di un consumatore diverso. Quindi perché anche lì ci sono tanti cambiamenti, no, che sono avvenuti nei gusti, si va sempre più verso la settorizzazione, ci sono gli allergici, ci sono le persone che per vari motivi insomma non consumano determinati alimenti, quindi insomma anche lì c'è un aggiornamento continuo, presumo. Sicuramente sì, lì c'è il lato anche, diciamo, controllo qualità, quindi dare il servizio anche al consumatore, nel senso determinate categorie vanno tutelate, quindi etichettature, controlli e quant'altro. Proprio col lato gusto, tutti gli anni, non so, mi viene banalmente a pensare a un prodotto nuovo, un misto per poké, no, il poké va di moda, è vero. E l'azienda ha pensato di uscire un prodotto innovativo che poi magari commercialmente non è quello che fa da traino e fa i volumi, però fa capire che è un'azienda sul mercato, un'azienda che si interessa alle evoluzioni, eccetera. Lanciamo qualche anno fa una linea vegana che ha avuto un successo, diciamo, discutibile tra virgolette, perché era un trend, però dovevamo esserci, quindi dobbiamo essere sempre adeguati a quelle sono le tendenze, anche dal punto di vista del packaging, nel senso, certo, perché oggi c'è tanta attenzione anche in quello, sì, no? Cercare di ridurre possibilmente la plastica, esatto, quindi comunicazione fondamentale, perché attraverso canali social, cioè sono imprescindibili, no? Nel 2020, insomma, certo, ai giorni nostri. Quindi sì, c'è tanto voi da voi che seguite i social o avete chi lo fa per voi, immagino? No, c'è, diciamo, inizialmente la seguivo io, poi quando l'aspetto è diventato talmente rilevante ci siamo affidati dei professionisti che onestamente ci hanno permesso anche di raggiungere dei risultati di visibilità che anni fa erano, cioè, insperabili, ecco, da quel punto di vista. Storia particolare, perché voi siete cresciuti in Impa, perché appunto ce lo ricordava prima anche Massimo, no? I pranzi, le cene in famiglia con magari il manager di un'altra azienda, quindi c'erano anche dei rapporti, insomma, di lavoro così. Però ci siete rimasti e avete investito non per costrizione o per necessità, ma perché proprio ci state bene. Sì, possiamo dare questo messaggio? No, lo possiamo dire tranquillamente. È proprio così, ci è stata trasmessa sin da piccoli questa passione, questa voglia di stare nell'azienda, di stare in famiglia, che poi stare in famiglia, però con la passione di portare avanti quella realtà nel solito modo che l'hanno fatto i nostri genitori, i nostri nonni. La passione, come diceva Simone, di studiare nuovi prodotti, di stare sul mercato,
di andare a cercare le materie prime migliori, perché per noi l'aspetto qualità è sempre stato un punto di riferimento, e quindi non solo in Italia, ma andare anche magari all'estero a cercare quello che richiede il mercato. Però allo stesso tempo con anche un'attenzione a valorizzare il nostro territorio, perché ci piace, ecco, uno degli aspetti che ci piace è anche quello, è valorizzare alcuni prodotti, anche se pur di nicchia, ma delle nostre zone. Mi viene a mente, non so, facciamo la cipolla di Certaldo, piuttosto che il carciofo in Polese. Il carciofo, ovviamente, lo sappiamo mancare. Ma ora diciamo il presidente, il dio del cetriolino, che dice l'altra volta, dovrei dar qui dicendo, ma che ne sai, Teddy, che cosa Impa vuole un siparietto veramente da recuperare. Tiro fuori, io lo rimproverai. Scusa, fallo raccontare a loro. Vabbè. Allora, siamo quasi in chiusura. Cosa c'è nel futuro di Impa? Di Impa SPA? Un ulteriore sviluppo? Una conferma? Una... E qui c'è stato un sospiro, nessun sospiro, anche perché insomma siamo dal 2021 soltanto e siamo attivi, è il momento di lasciare il segno, nel senso abbiamo 10 anni, io ho questa idea di per portare il nostro contributo all'azienda. Poi vedremo la quarta generazione, come dicevamo prima, ognuno farà le sue scelte, perché obbligare non si può obbligare voi nessuno. Voi siete stati liberi e quindi volete lasciare liberi la stessa opportunità. La prossima generazione. Però ecco, il mio pensiero è di lasciare le chiavi, un'azienda come è stata lasciata a me, fa la stessa cosa, questo è proprio il pensiero. Massimo, chiedo la stessa cosa a te. Ma io credo che abbiamo... L'obiettivo è di continuare a portare avanti l'azienda nella solita maniera che l'hanno fatta i nostri genitori, e non perdendo di vista quella che è la famiglia, non perdendo di vista l'obiettivo che è quello di, ripeto, continuare nel portarla avanti nella solita maniera, senza fare voli pindarici o pensare di sviluppare chissà cosa. Ecco, credo che quella sia la forza dell'azienda, e voglio in questo momento anche ringraziare tutti quelli che sono le persone che ci stanno lavorando, perché non solo la famiglia, credo che la forza siano stata... Quanti sono? Abbiamo detto... Diciamo che le 50 persone che lavorano, che ci hanno lavorato, perché ce ne sono tante, nei tanti anni che ora non ci lavorano più, che vanno tutte ringraziate, che sono state la forza. Sembra doveroso, grazie. Sì. Allora, io siamo in chiusura, quindi grazie davvero a Simone Perzi e a Massimo Innocenti per averci fatto conoscere più da vicino un'azienda che è forte, conosciuta, però oggi possiamo dire di averla conosciuta un po' di più, un po' meglio. Quindi grazie al vostro racconto, grazie alla passione e all'impegno che vi porta appunto a impegnarvi e a far conoscere, insomma, e a far crescere sempre di più Impa SPA. E grazie anche a Marco Goretti. CNA è dal 1973 accanto a Impa SPA, quindi lo sarà ancora, presumo. Questo dipende da noi. Noi ce lo auguriamo. Credo di sì. Anzi, grazie. Possiamo, ringraziamo voi dell'ospitalità e la CNA per l'occasione che ci ha dato di essere qua. Grazie davvero, grazie a Impa SPA, grazie di cuore.